colleghe, componenti del governo, il provvedimento che è ormai prossimo all'approvazione è un decreto molto importante per questa legislatura ed è un decreto importante per la realizzazione del programma di questo governo. Finalmente verrà approvata quota 100 in via definitiva da parte del Parlamento alla sua terza lettura, un punto fondamentale del programma della Lega, e verrà approvato il reddito di cittadinanza, punto fondamentale del programma del Movimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del contratto di governo che ha portato alla formazione di questo esecutivo. La prima questione che ritengo doveroso affrontare sono le critiche che sono state avanzate dalle opposizioni nei confronti di questo provvedimento. Critiche mosse a quota 100 perché si doveva fare di più e si doveva fare meglio. Critiche prevedibili, ma permettetemi, la domanda di fondo è un'altra. Chi ha reso necessario un intervento legislativo per approvare questa riforma? E per essere più chiari, chi ha votato la legge Fornero? Non certamente noi, non certamente la Lega. Proprio coloro che oggi criticano e giudicano il nostro operato e insegnano e danno lezioni. Ma permettetemi, perdonateci, lezioni da voi non ne possiamo accettare. Chi è responsabile di quanto sta avvenendo oggi in questa sede sono proprio le forze di opposizione che oggi si oppongono nuovamente alla correzione, al superamento della legge Fornero. Avete avuto a disposizione 5 anni di governo per rimediare agli errori commessi, alle ingiustizie che proprio voi avete approvato. Avete perso l'occasione e siete stati giustamente puniti dagli elettori. Nei vari dibattiti in questa aula e in quella della Camera avete criticato aspramente il reddito di cittadinanza affermando che è una misura sbagliata. Ma la domanda è sempre la stessa. Dov'è la coerenza? Chi ha approvato poco più di un anno fa il reddito di inclusione e chi ha promesso in campagna elettorale l'approvazione di un reddito di dignità di 1.000 euro al mese garantito per tutti? Le stesse forze politiche che oggi criticano un provvedimento che anche grazie al contributo della Lega non ha il solo obiettivo di aiutare le famiglie in grave stato di povertà, ma ha soprattutto l'obiettivo di fare accedere al mondo del lavoro coloro che un lavoro lo hanno perso o non lo riescono ad ottenere. Il reddito di inclusione e di dignità delle opposizioni erano, quelli sì, puri provvedimenti assistenziali. Questo modello di reddito di cittadinanza investe sulla formazione, sui centri dell'impiego, prevede l'impegno a svolgere lavori socialmente utili, incentiva con la detassazione per le imprese l'assunzione di nuovo personale, prevede numerose prescrizioni affinché nessuna possa approfittare di questa opportunità. Non è in definitiva un provvedimento che elargisce denari a pioggia, ma vuole essere uno strumento che dia slancio all'occupazione ed un futuro alle nuove generazioni. Sono state mosse poi altre critiche al decreto. L'Italia, è vero, si trova nuovamente in una condizione di crisi di crescita economica. È un dato reale, innegabile. È una situazione difficile per l'Italia e per l'Europa intera, Germania compresa. È stato più volte osservato che in questa situazione non era opportuno investire importanti risorse per la riforma del sistema pensionistico. Queste sono le affermazioni ovviamente delle opposizioni. A nostro avviso invece ci sono momenti e temi per i quali non ci si può permettere dubbi e incertezze. Certe decisioni vanno prese, punto e basta, semplicemente perché è giusto farlo, è doveroso farlo. La modifica della legge Fornero è un atto di giustizia, non più rinviabile, ed è esattamente quello che noi oggi stiamo facendo in quest'Aula, un atto di giustizia. Stiamo restituendo una prospettiva di vita decorosa a uomini e donne a cui è stata sottratta da una riforma profondamente ingiusta che proprio voi, tutti insieme, avete votato nel 2011. Il nostro percorso è un percorso totalmente diverso. La Lega, tutti noi senatori,
siamo coloro che non hanno dato la fiducia al governo Monti. Siamo coloro che non hanno mai governato con il PD e con la sinistra. Siamo coloro che hanno votato contro la legge Fornero. Siamo coloro che hanno raccolto più di 500.000 firme per un referendum che cancellasse questa legge vergognosa. Siamo coloro che si sono battuti in Europa, lo voglio ricordare, perché quota 100 potesse trovare attuazione in una difficilissima legge di bilancio. Oggi, finalmente, ancora una volta in questa legislatura, siamo coloro che manterranno un impegno preso con i cittadini italiani. Noi non realizziamo questa riforma per la campagna elettorale delle europee. Noi la realizziamo perché questo è il mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori. Un punto di partenza e non un punto di arrivo. Quota 100 è un atto di coerenza e di giustizia. È un atto di giustizia per i cittadini che hanno lavorato una vita intera e hanno il sacrosanto diritto di poter andare in pensione ad un'età dignitosa. Un atto di giustizia per ridare il via ad un necessario ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Un atto di giustizia per ridare una speranza di vita ed un futuro in Italia ai nostri giovani. Avete insistentemente provato a difendere posizioni indifendibili, ma in definitiva voi dell'opposizione passerete alla storia per aver votato la legge Fornero nel 2011 e per aver votato contro il suo superamento oggi. Noi siamo e potremo sempre dichiararci orgogliosi di non averla votata allora e di averla doverosamente smantellata oggi in Aula. Questa è la verità dei fatti che rimarrà agli atti di questa legislatura. E oggi, finalmente, giustizia è fatta. Dichiaro il voto favorevole al decreto da parte del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione. Grazie. Bravo. Ha chiesto di